È tutto di corso. Non solo, è chiaro che questa è quella che colpisce di più, ma anche questa spinge. Doppi uncini, dal nome che hanno, sono degli uncini. Però, come pensiero, noi dobbiamo pensare come spade. Prima di tutto, come spada, abbiamo il pi. Che è tutto di polso. Non posso farlo come con la sciabola di braccio, perché rischierei di colpirmi. Quindi è tutto di polso, esattamente come la spada. Spada. Nella spada lo chiamiamo pescare. Arriva? Infatti è proprio... di lanciare la cazza. Pescare. Qui c'è anche il senso dell'uncino, ma quello lo vediamo dopo. Il secondo concetto, dal basso in alto, abbiamo visto dall'alto in basso, ora vediamo dal basso in alto. Con la sciabola dovremmo girare la mano per tagliare. È un famoso lao, però, no? Con le spade uncinate, essendo spade, possiamo fare il liao solo di polso. Solo di polso, perché il taglio in quest'arma è ovunque. Allora, uno, esatto. Faccio anche dall'altra parte. Taglia tutto. Terzo modo, terzo concetto, è una spada. Quindi possiamo usarla per colpire di punto. Alcune di queste armi qui, non no, nella mia, nella tua, ma alcune hanno proprio la punta. Soprattutto la punta. Dobbiamo stare attenti ad avere sempre un pugno di distanza, perché se stiamo attaccati al corpo c'è il rischio di colpirci da solo. Quindi sempre con un pugno di distanza. Di, so, sa, in fuori. Che non c'è solo la punta, ma tu mi vieni incontro, c'è anche la fuga. C'è anche la fuga, non abbiamo solo la punta, ma anche la fuga, e questo è bello. Ecco, la corta distanza. Avendo le mezzelune, hai sia la parata di potenza, ma sia la pressione di potenza. Quindi è una spada, ma che ti permette di premere come una sciabola. Per certi versi è anche meglio, non sconta molto. Questa la mezzaluna, la puoi usare per proteggerti, ma soprattutto la mezzaluna la puoi usare per pressare. Facciamo. San. Non devi farti fregare così, guarda. Anche quella sotto spinge. Non solo, è chiaro che questa è quella che colpisce di più, ma anche questa spinge. Vedi che mi allontana l'arma da te. Mi allontana l'arma da te. Anche quella sotto spinge. Ok, grazie. Spingo tutto il mondo. Cortissima distanza. Non c'è arma migliore della dagger, chiaramente, a una cortissima distanza. Non il coltello. La dagger. Non c'è arma migliore della dagger a corta distanza, perché mi taglio e ho tutte le tecniche dell'amante religiosa. Tutte le tecniche dell'amante religiosa io ce l'ho con la dagger. Infatti è una delle armi caratteristiche. Con la spada uncinata. Solo da incorporare. Ho la daga incorporata. Ho la daga incorporata. Abbiamo la daga incorporata. Proteggersi alto. Chiude la distanza.
proteggere l'altro. Chiude la distanza. Interessantissimo, perché ho la difesa alta, la chiusura e la fuga. La fuga quella la conosciamo già, la fuga, quella la fai sempre. Questa cosa qui, la protezione è il colpo, questo. Tremendo. Ora arriviamo agli ultimi due principi. L'uncino. Siamo qua, parato sempre la protezione alta. Esco di lato. Esatto, come se fossi un cavallo. L'idea è di uscire e di tagliare dietro. Ancora. Paura, uscire e tagliare dietro. Ecco perché esco molto, perché il cavallo è grande, quindi c'è molta uscita laterale. Nel cavallo lavoriamo soprattutto qua. Qui e poi c'è il senso del fare. Con gli esseri umani invece, se fosse un essere umano, invece c'è molto lavoro qui. Perché era la parte meno protetta. Facciamo questo. È la parte meno. Che brutta cosa. Parte meno protetta. Sono delle brutte persone. Quindi cavallo è qua. Cavallo è qua. Questo invece per l'essere umano è qua. Settimo e ultimo principio. Gli uncini si possono agganciare fra loro. E qui abbiamo due usi. Uno è una catena, cioè improvvisamente diventano una catena. Premimi vicino la mano con una mano sola, premimi proprio lui. Vai, e faccio un po' di resistenza. Senti adesso così invece. Ha sentito? Tieni giù. Ma è certo. Perché questo è stile. Ho creato una catena. Ho creato una catena. In più, lasciandone uno, posso colpire da lontano. Fammi spazio. Lasciandone uno si può colpire da lontano. Qui, ancora. Dobbiamo stare attenti che la mano deve essere verso l'interno al viso. Cosa intendo dire? La mano deve essere verso l'interno. Se la mano è verso l'alto, non va bene. Se la mano è verso il basso non va bene, perché se la mano è verso l'alto lui colpisce di piatto. Se la mano è verso il basso lui colpisce di piatto. Per colpire bene la mia mano deve essere all'interno. Sì. No. No. Sì. Ecco che allora. If you may subscribe to my channel, I'll be glad.